Volevo soltanto dirvi che Giovanni ha dato un contributo anche con i suoi scritti. Lui dirige una collana per stampa alternativa che si chiama Scritture, e in questa collana lui ha pubblicato ben due libri tre. Il primo è quasi diventato un best seller, si chiama Farsi un libro. Questo è il quarto. Allora, diciamoli tutti, Farsi un libro è il primo. Poi ha scritto un bellissimo libro su questi temi, molto piacevole da leggere, che si chiama La lettera uccide. Poi ha scritto I libri quotidiani, che è un'esperienza legata alla sua attività di grafico, legata a quel periodo in cui l'Unità, il quotidiano L'Unità, aveva inaugurato la stagione dei gadget per consentire una maggiore vendita del giornale, e Giovanni in qualche modo ha inaugurato quella stagione della gadgettistica legata ai quotidiani, ma ovviamente fatto con un approccio assolutamente molto colto e non becero, come poi invece è diventata quella esperienza. Ma l'ultimo libro sarà un anno che è uscito, sì, che si intitola Altri laghi, altri fiumi e altre campagne, è una citazione legata alla vicenda incredibile di Galileo Galilei e lo stupore nell'aver scoperto appunto altri fiumi, altri laghi, altre campagne nella superficie lunare, e che è un concentrato di queste divagazioni, di cui una parte di queste ce le ha raccontate direttamente lui, ma ce ne sono tantissime altre che vi assicuro sono assolutamente degli spunti di ricerca e dei filoni anche letterari che non basterebbe tutta una vita per concluderli. Dopodiché però io a Giovanni voglio fare una domanda, perché da questo quadro sconsolante di queste due culture nelle quali, come dire, siamo un po' disorientati, perché soprattutto noi che ci occupiamo di, noi che saremmo, ci potremmo definire designer, anche se questa definizione ci sta veramente molto stretta. Allora, in questo baratro che c'è tra queste due culture, ovviamente ci poniamo la domanda come fare a riempirlo questo baratro. Allora, se la strada dell'iperspecializzazione, in cui ciascuno dovrebbe acquisire tutte le competenze necessarie per poi argomentare e quindi trovare la maniera di trasferire queste conoscenze con piena cognizione di causa, non mi pare che sia una prospettiva come dire, abbastanza plausibile, in quanto, voglio dire, non possiamo essere esperti e profondi conoscitori di così tante materie, discipline. Ognuno nel corso della sua vita, come dire, riesce a coltivarne alcune passioni, alcune curiosità, ma certamente non tutte. Certo, Giovanni è un po' un caso a parte, perché lui è un curioso di natura, per cui è capace di stare. Mi ha detto: ma quante ore possiamo stare? Ha detto: fai tu. Dico: ma io posso stare anche tutta una giornata a parlare di qualunque cosa. Beh, noi non siamo tutti così, diciamo. Allora, dato per scontato che questo non è possibile, come ti prefiguri una uscita da questo cul-de-sac in cui il trasferimento della conoscenza si è andato a infilare
nel senso che noi riusciamo in qualche modo a trovare le forme efficienti per fare della buona divulgazione, per fare per comunicare, per essere dei buoni insegnanti, perché anche per fare gli insegnanti occorre avere un raggio di competenze piuttosto ampio rispetto a quello che, per cui ci si è laureati e si è come dire, abilitati a fare docenza, no? Quale potrebbe essere il terreno sul quale sperimentare questa, quello sinsemico, benissimo. Ma io la mia domanda è un po' più politica. Dato lo stato di degrado anche un po' di tutto l'apparato formativo che abbiamo in Italia, dei canali di divulgazione scientifica, dell'informazione in generale, cosa ci dobbiamo aspettare? In quale direzione dobbiamo lavorare perché questo stato di cose possa mutare in un senso appunto sinsemico, come dici tu? Insomma, vorrei che animassimo un po' un dibattito per capire come uscirne, con quali sinergie dobbiamo mettere in campo. Per esempio, tutta l'esperienza dei makers, questo nuovo fenomeno molto legata alla problematica del design, dove spesso collaborano competenze molto diverse, mantenendo ciascuna la sua specificità, ma trovando delle modalità di interazione per cui poi si riesce comunque a produrre qualcosa di interessante, ammesso che il panorama dei makers sia un riferimento positivo in tutti i suoi aspetti, perché anche lì c'è molta superficialità. Però in sostanza la domanda è: possiamo trovare dei luoghi dove competenze specialistiche si mettano intorno a un tavolo e riescono a produrre qualcosa di sinsemico e di efficiente dal punto di vista della comunicazione, del trasferimento della conoscenza, o dobbiamo aspettare che ciascuno individualmente prenda coscienza di questa necessità e quindi magari rischiamo di vederla realizzata, questa utopia, in tempi che non bastano alle nostre vite per poterle poi apprezzare? Insomma, non so se è stata chiara. No. Intanto bisogna dire che processi di questo tipo, diciamo sinergetici, se così si può dire, sono in atto in realtà. Ci sono una serie di situazioni in cui queste cose si cominciano a fare. Parlavamo di queste cose, per esempio la solita Isia di Urbina, diretta dal solito Luciano Perondi. Loro hanno messo in atto degli esperimenti in relazione con facoltà universitarie lì a Urbino, apparentemente molto lontane. Loro hanno dei gruppi di lavoro con la facoltà di giurisprudenza, con quella di scienze politiche. Qui abbiamo Mauro Bubbico, che è un docente dell'Isia di Urbino, quindi queste cose le sa anche meglio di me, e quindi magari può raccontarvele lui. E queste cose qui sono già in atto. In generale, poi, per quello che riguarda la professione di grafico o design della comunicazione, come si voglia dire, ci sono di nuovo in atto esperienze di data driven design in atto da tempo, vale a dire che non è soltanto il grafico che fa il creativo
e da lì una botta di vita presupposta tale a questo o a quello. Ma ci sono studi grafici i quali al proprio interno hanno profonde competenze informatiche. E quindi, come nel caso di World Mapper, dei paesi che si gonfiano e si sgonfiano, sono in grado adesso alcuni di cominciare a fare con un'integrazione, quella sì, veramente profonda, tra diverse competenze. E così questo proprio nel campo della didattica. Si cominciano a fare dei testi interattivi in cui il testo diciamo sotto fruibile sotto con i mezzi informatici non è solo il PDF del testo cartaceo, ma comincia a essere un vero e proprio testo interattivo. Ora, per far questo ci vogliono competenze complesse, bisogna intanto essere al caso capaci di progettare il software, non soltanto di applicarlo, e poi di interagire con le specifiche specialità più diverse. Bisogna essere in grado, se ti occupi della produzione di un testo di matematica, devi essere in grado di interloquire con il matematico che fornisce i contenuti e così via. Queste cose stanno già succedendo, però il punto rimane quello sempre di ripartire dalla scuola primaria. È tutto lì. Se vi posso far vedere un'altra piccola sequenza di immagini relative alla scuola primaria, che le ho fatte vedere, loro le conoscono qui, qualcuno le conosce da anni, ma io non posso trattenermi dal farle vedere in qualunque situazione. Ho fatto i conti, credo stiamo già sulle 200 volte in 30 anni, e questa è un'esperienza che io ho fatto 30 anni fa in una scuola elementare romana su queste cose della scrittura. Allora, nonostante i vincoli del paradigma alfabetico, eccetera, tutta la storia della scrittura europea è costellata di tentativi di uscire, di fare con la scrittura qualcosa di più che la pura sequenza di lettera dopo lettera, riga dopo riga e pagina dopo pagina. Questo è un esempio dell'inizio del 1500. Questa è la famosissima poesia di Guillaume Apollinaire. Il pleu, cioè piove, e quindi i versi sono disposti a rappresentare la pioggia che cade. Ora, queste cose qui sono apparentemente molto più facili con, per esempio, la scrittura cinese. Questo è un poeta visivo giapponese che, utilizzando la scrittura cinese, rappresenta la pioggia, perché la pioggia, il carattere cinese per pioggia è quello che sta in basso al centro. Lui ha estratto i quattro puntini del carattere e con essi ha fatto tutta la tessitura della pioggia. Quindi questa è una rappresentazione della pioggia quanto questa in una cultura della scrittura molto diversa. E questa è un'altra rappresentazione di un altro poeta visivo giapponese della pioggia. Vedete che quella nuvola che sta piovendo non è altro che il carattere che qui vedete al centro in basso. Quindi questa è la pioggia che piove e questa è la nebbia. La struttura che vedete è il carattere che significa nebbia. Allora, cose di questo tipo sembrano non possibili con la scrittura alfabetica. Io mi sono trovato più di 30 anni fa a farla nell'ambito di una manifestazione del Comune di Roma, a frequentare per una settimana una quarta elementare di una scuola pubblica romana.
sul tema della scrittura. E allora il primo giorno io gli ho fatto vedere tutta una serie di cose sulla scrittura, alcune delle quali sono quelle che avete visto voi questo pomeriggio. Il primo giorno i bambini hanno fatto le scritture inventate, questa è una delle cose più belle. Scritture inventate, cioè ognuno faceva si inventava la propria scrittura. E poi il secondo giorno ognuno si scrivevano i loro nomi e poi gli ultimi giorni invece il tema era rappresentare una parola in modo tale da mostrarne il significato. Quindi questo è Vulcano. Vulcano, buio. Pulito. Albero. Io tra l'altro stavo lì, ho visto il bambino che stava, perché loro io gli avevo dato grandi fogli, erano fogli 35-50 mi pare, e pennelli grandi e colori liquidi, quindi questo per farli fare rapidamente, cioè per non stare troppo a pensare. Allora qualcuno aveva visto che facendo con questi pennelli rimanevano delle chiazze, diciamo, sulle quali si poteva soffiare. E allora il bambino in questione, del che qui è documentato proprio il momento magico della sua, ha pensato: ma adesso scrivo albero, poi soffio, ci faccio i rami, no? E quindi c'è questa cosa qui che direi sta alla pari con tante opere della cosiddetta arte del Novecento. Anzi, è raro, secondo me, trovare una cosa di questo tipo. Albero. E questo è vento. E qui invece ho seguito proprio passo passo la bambina che l'ha fatto, perché io ero rimasto, mi ero accorto che girando lì tra i tavoli, che avevano disposto tutti i tavoli con i giornali sopra per non sporcare, insomma era tutta la classe predisposta, avevano dato questa bambina, una bambina piccola piccola tra l'altro, che teneva, stava immobile, teneva il pennello per la punta, così, stava così. Io poi giravo e lei stava sempre così. Allora mi sono piano piano, senza farmi vedere, insomma, mi sono avvicinato da dietro per vedere cosa stesse facendo. E mentre mi avvicinavo, ho visto che all'improvviso, così con una rapidità fulminea, lei ha immerso il pennello dentro il coso del colore, ha scritto vento e poi subito ha soffiato per fare i filamenti. E allora ho capito che lei, questa immobilità, era proprio come la trance dei monaci zen, cioè lei stava lì in comunicazione con l'universo per darne una sua rappresentazione. E io penso che bisogna partire dalla scuola elementare, non c'è niente da fare. Dopodiché è ovvio che tutti, chiunque, qualunque cittadino di un paese del XXI secolo deve conoscere i principi dell'analisi infinitesimale. Non c'è alcun dubbio. Cioè tutti, cioè si può, non è difficile, cioè basta, lo fai nei giusti modi, alla fine della scuola media, inferiore, già hai capito quali sono le cose fondamentali e così via. Ci sono alcune nozioni di base sulle quali è costruito tutto l'edificio della moderna conoscenza del mondo, che devono essere appresi da tutti. Cioè, anzi, uno per votare dovrebbe fare un test, che se lui la sa o non la sa, sta analisi infinitesimale.
Qualche domanda? Grazie intanto. Ho chiesto permesso, non sono un grafico, non sono un designer, vengo da tutt'altro mondo, però ho visto spunti e conferme, spunti interessantissimi, sul lavoro che svolgo. Io, perché credo che il tema non sia il design, il tema sia l'interpretazione, la comunicazione, l'interpretazione dei segni, dei simboli. E per la mia formazione giuridica è il tema centrale. Tema centrale, perché è l'indagine tra il perseguito, i simboli, le parole e poi l'interprete che deve risalire o alla, come si dice, la ratio legis, la volontà della legge, questa entità astratta, o se abbiamo un contratto, alla volontà comune dei contraenti. Quindi è il tema, il pane quotidiano di un giurista. Detto questo, ho seguito tutto perfettamente e mi convince quella conclusione del 77 di Gudia, quello che chiamavo, cioè vale a dire l'abbandono di quel processo lineare, lingua, parola, scritto, e invece con questo processo bionivoco che parte dalla intenzione per approdare al linguaggio, alla parola espressa per iscritto o l'espressione verbale. Però la domanda che pongo è questa. Non c'è il rischio, con un approccio, non so se l'espressione è giusta, simsenico, cioè vale a dire questa espressione con una collocazione tridimensionale che consente di avere più punti di vista un concetto, quindi da coglierne le varie sfaccettature, non c'è il rischio che questo processo condizioni pesantemente l'elemento creativo del lettore, dell'interprete, cioè sia una guida troppo pesante per l'interprete. Mi spiego meglio, Diderot, l'appunto suo finale, che faceva, consegnava al lettore e quindi alle forze, alla forza creativa, alle forze naturali del lettore, il compito di individuare egli stesso un contenuto, una nozione. Con la simsenia non ritiene che sia troppo pesante il contributo dei segni, cioè tale da condizionare molto il lavoro del lettore, l'interprete? La dico brutalmente, il lavoro del massacro dei suoi libri, dei libri universitari, che vedo anch'io quando gli studenti vengono, vediamo questi libri massacrati, non crede che quello sia davvero il successo del libro? Cioè vale a dire... si è sollecitato un lavoro creativo che sta nel lettore piuttosto che guidarlo con questo, diciamo, intenso lavoro dei segni. Spero di essere stato sufficientemente chiaro nel quesito. Certo, sì, mi pare, è ovvio che penso senz'altro che ci sono dei rischi, ma i rischi non sono certo inferiori nell'altro sistema, cioè i rischi ce ne sono dappertutto, cioè dipende poi perché, come diciamo, insomma, stringi il problema è politico, cioè vale a dire, stiamo sempre parlando poi di rapporti sociali, di conoscenza, questa conoscenza, chi la fa, chi lo paga, qui, eccetera, eccetera. Cioè c'è tutto il complesso dei rapporti sociali e quindi politici che regolano le vie della conoscenza e dell'informazione. Quindi se questi sono aberrati, allora tutto è aberrato. Se questi sono invece, allora tutto può andare per il meglio. Quindi dipende, direi, non dipende dal mezzo, dipende dai contenuti, dipende dalle intenzioni, eccetera, eccetera. Non è soddisfacente.
penso, ok, i rischi ci sono, ma secondo me sono molto minori. Io la penso in questo modo, che sono molto minori qua, perché tutto dipende di che cosa stiamo parlando, di quali oggetti, fruiti da chi, forniti da chi, cioè quelli sono i problemi sostanziali. Se l'ambito è sano, diciamo, saranno sani pure gli esiti. Cioè, io penso che, tra l'altro, il modo, diciamo, sequenziale, quello della ragazza lì che massacrava i libri, è anche molto minoritario, perché io considero che quel tipo di assunzione della conoscenza in realtà è coartato, non è, perché pone una scissione tra il suono e la vista, in cui la vista diventa quasi, è tipico di molti, io per esempio ho visto molte volte nella pratica professionale che, avendo a che fare con anche con accademici, anche intelligenti, anche bravi, non diciamo ottusi come nella gran parte, ma per esempio di non essersi mai parlare con gente che ha non solo letto ma scritto per decenni della propria esistenza, che non si era mai accorta che ci sono caratteri con le grazie e caratteri senza grazie. Ora, questo non potrebbe succedere in una cultura della scrittura come quella cinese, perché la vista è completamente scollata, perché chi è educato, diciamo, nell'ambito di quello che io chiamo il paradigma alfabetico, arriva a questa scissione, per cui quando legge non è che capisce quello che vede, diciamo, non assume la forma di quello che vede, ma immediatamente la sente risuonare nell'orecchio, come se fosse parlata da qualcuno, anche se non è così, e non vede più la forma. E allora, secondo me, questa è una forma di violenza proprio al sistema neurologico, cioè il cervello non funziona così. I processi cognitivi aspirano all'integrazione, e scinderli, secondo me, alla fine è sempre negativo. Alla pubblicazione degli articoli della Costituzione su Allievo, e ad esempio quello era un processo che, con l'enfatizzazione di alcuni articoli, alcuni passi, alcuni frammenti di articoli della Costituzione, esaltava il segno dell'autore e instradava il lettore. E questa è anche una forma di coartazione, perché induce a cogliere il segno primo, dimenticando che forse c'è anche l'elemento interpretativo, che è altrettanto importante. Però io l'ho detto esplicitamente che intento dell'autore era quello di fare una critica della Costituzione, non era una rappresentazione generica della Costituzione per tutti, così da dare come testo nelle scuole. Quella è una critica in cui lui mette volutamente, consapevolmente in evidenza quello che lui ritiene non sia applicato della Costituzione. Quindi quella è un pamphlet, diciamo, proprio politico, non è una neutra rappresentazione della Costituzione. Quindi in quel caso lì, anzi, proprio l'obiettivo mi pare perfettamente raggiunto, proprio in questo evidenziare certe cose rispetto ad altre. Sì, nel tuo intervento non hai mai usato una parola che mi appare latente in tutta la storia e che invece potrebbe essere
che potrebbe essere interessante, come dire, buttare nella discussione, che è arte, la parola arte. Nella dicotomia fra scienza e conoscenza, cultura, come tu l'hai posta all'inizio, mi è venuto in mente un bellissimo libro che sicuramente conosci, di Martin Kemp, storico dell'arte, credo sia un libro del 90, che è La scienza dell'arte, un libro di storia dell'arte molto interessante, perché mostra appunto gli aspetti dello storico, specie perché è scritto da uno storico dell'arte, il quale non si concentra sulla esegesi dell'opera d'arte, come spesso succede, ma sulle tecniche, no? Sull'importanza, per esempio, della prospettiva nel Cinquecento, oppure quanto queste tecniche, che erano invenzioni, come dire, scoperte scientifiche, abbiano influito nella formazione del pensiero artistico. E quindi mi sembrava molto interessante quell'aspetto, in quella riflessione, di un periodo della storia, delle immagini, diciamo, come può essere quella della storia dell'arte, in cui questo rapporto fra arte e scienze era unito, non c'erano appunto gli artisti da una parte, gli scienziati dagli altri. Sappiamo come personaggi come Brunelleschi, per non citare, avessero una profonda conoscenza scientifica che affinavano, quasi sperimentavano nel loro fare, no? Prima Nino citava questa storia dei cosiddetti makers, insomma, probabilmente il Brunelleschi che tagliava nella rapa fiorentina i modelli dei mattoni per fare la cupola era un makers a suo tempo, no? E quindi credo che questa sinergia, questa vicinanza, questo addirittura quasi collimare della figura dello scienziato e dell'artista in un certo periodo è stato fondamentale. Insomma, forse le tecnologie più avanzate oggi ci potrebbero riportare a quella sorta di epoca d'oro, se la voglio vedere in positivo, la sollecitazione di Nino di prima, che ci consente finalmente di ritornare a fare e pensare, diciamo, piuttosto che qualcuno che fa e qualcuno che pensa. Insomma, questa cosa volevo sentirti. Sì, io non uso, cioè per quanto mi è possibile, non uso mai la parola arte, perché penso che si è guastata, è marcia, corrotta, è una parola sulla quale c'è troppe mistificazioni, troppa retorica, troppo mercato dell'arte, soprattutto, perché nel Novecento, dalla seconda metà del Novecento, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il mercato dell'arte ha preso ha preso troppa, per cui c'è una cioè, insomma, non va bene. Questo perché Diderot, l'enciclopedia, la grande enciclopedia francese, non c'era questa. Diderot scriveva i principi di scienza naturale ed era un critico d'arte, come poteva esserlo a quei tempi, nel senso frequentava i salon e scriveva le recensioni, diciamo, delle cose. Per lui era un tutt'uno, anzi io trovo molto, sono ancora molto interessanti le cose di Diderot, diciamo, sugli scritti proprio di estetica. Lui ha questa cosa dei rapporti, lui dice è tutta una cosa che dipende dai rapporti, non è che c'è l'opera d'arte in sé, bisogna vedere quando, dove, chi, è sempre un rapporto complesso che si crea tra chi fa queste cose, chi le fruisce e soggetto a ogni tipo di
modifiche, cambiamenti, eccetera, eccetera. Diderot rappresentava l'ala radicale dell'illuminismo. Secondo alcuni storici è stata sistematicamente sottovalutata la contrapposizione che c'è stata tra illuminismo moderato e illuminismo radicale. L'illuminismo moderato sono i grandi nomi come Voltaire e Rousseau. Voltaire e Rousseau, che erano in disaccordo su tante cose, concordavano primo sul fatto che le gerarchie sociali sono un dato di fatto, e quindi ci stanno queste gerarchie sociali, ci sono i ricchi, i poveri e le cose, il mondo va così. Secondo, erano deisti, cioè vale a dire criticavano anche in modo rovente la Chiesa cattolica, quindi di sicuro erano anticattolici, anticristiani, antireligioni rivelate, ma ritenevano sempre che ci fosse un principio superiore, quindi gerarchie sociali, principio superiore, quindi davano per scontato una struttura, dico io, autoritaria del mondo, come bisogna prendere. Non così la linea radicale, perché la linea che parte da millenni, ma insomma poi ha il suo punto da via moderno in Spinoza e poi passa per Pierre Bayle e poi arriva agli illuministi, a Diderot, ma anche al Vissius, d'Holbach, eccetera. Loro invece erano radicali, cioè loro negavano qualunque principio superiore e mettevano fortemente in discussione il sistema delle gerarchie sociali. Io vedo che, e secondo alcuni storici, è l'ala radicale dell'illuminismo quella che fa scattare la rivoluzione dell'89. Quindi l'89 è proprio là, se è l'illuminismo radicale che finalmente tenta di rovesciare, diciamo, l'ordine costituito, autoritario, paternalista, eccetera, eccetera. Viene rapidamente sconfitto, perché quasi da subito, prende invece in Francia, prende il sopravvento l'illuminismo moderato. L'illuminismo moderato rapidamente porta alla controrivoluzione, della quale in questi campi qui l'espressione più palese, più alta, più grande è il romanticismo. Il romanticismo è proprio l'irruzione della spiritualità, del Sturm und Drang e tutta quella roba là, cioè quindi il tentativo razionale di costruire un mondo fatto a misura d'uomo, che era quello dell'enciclopedia, che non faceva distinzione tra artigiano e artista, perché, come è stato ritenuto per secoli, l'artista non è altro che un artigiano particolarmente bravo a fare certe cose, ma sono l'artista, l'artigiano, il tecnico, l'ingegnere, sono tutte sfaccettature dello stesso. Tutto questo con il romanticismo si spezza e comincia, diciamo, questa contrapposizione violenta tra arte e scienza, tra eccetera eccetera. Diciamo la verità, questo tema dell'arte è un terreno molto scivoloso, soprattutto se applicato al design, perché questo equivoco costante secondo il quale, lo vediamo nei ragazzi che si iscrivono a queste facoltà, che arrivano sempre con queste aspettative secondo le quali bisogna mettere in campo tutta la creatività, la stravaganza, la fantasia,
perdendo completamente di vista invece quanta razionalità bisogna metterci, quanto metodo, quanto la stessa parola design, che non ci stanchiamo mai di declinare in italiano, in progetto, ma questo non basta, perché è anche l'accezione stessa di creatività che è molto molto contraddittoria e poco chiarita, perché in fin dei conti poi che cos'è questa creatività? È semplicemente semplicemente quanto più conosci, tanto più sei in grado di evocare le tue conoscenze e tradurle in un progetto, in una... Questo. E invece appunto design, appunto in Italia poi in particolare, in genere, perché nei paesi di lingua inglese design è un sostantivo comune, è verbo sostantivo di uso comune, si dice pure che cosa, what are you designing for the supper? Che cosa che c'hai in mente di fare a cena, non so, e così via. Invece in Italia no, il design ha un'aura mistica, il design è indissolubile dalla altrettanto perversa nozione di stile. Cioè il design, ma dice, ma questo c'è proprio, il design è indissolubilmente da noi associato, il che è pessimo, pessimo, e va di nuovo, non è per caso, perché va a favore, c'è chi ci guadagna su queste cose. Siamo sempre alle questioni di soldi. Ma mi sei staccato? Può bastare. No, raccontaci di questa sinergia con giurisprudenza, cos'è? Sì, diciamo che io sono un po' fuori da questi temi, perché cioè, il mio corso lo finisco, l'ho finito molto tempo fa, e poi ho problemi che ho avuto per le distanze, quindi non seguo molto da vicino. Posso piuttosto raccontare come si sta trasformando l'ISIA rispetto alla direttore precedente e come sta andando avanti, insomma, cioè, rispetto alle scelte che fa Luciano attualmente. Per cui c'è stato un periodo in cui stava per cambiare il direttore. Sì. Niente, lavora all'ISIA, questa scuola di cui ha parlato benissimo Giovanni, che lui ha frequentato e che poi ha rinnegato, perché lui fondamentalmente è un provocatore, per cui tutto quello che dice, cioè, lo dovete prendere con le pinze, cioè è una roba che avverrà fra 10 anni, fra 20 anni, ma non domani, ed è giusto che faccia così, perché bisogna sempre, come dire, alzare il livello del ragionamento. In realtà chi fa la professione, lo sappiamo bene, abbiamo lo schifo proprio della professione, quando sentiamo parlare lui, poi sta cosa si accentua di più, i problemi sono tutt'altri, cioè qui non è la questione di affermare la scrittura non lineare rispetto a quella lineare, qui da noi il problema è affermare ancora quella lineare, figuriamoci quando deve venire l'altra, no? E quindi siamo totalmente in crisi sempre. E vogliamo smettere, no? Perché non c'è modo, perché probabilmente la questione, come dice lui, quando dice bisogna educarli da piccoli, è fondamentalmente politica. Cioè, Nino ha detto una serie di motivi e ha evitato questo qui. Cioè, appunto, come si fa istruzione, chi gestisce le attività culturali, come le gestisce, quanto spazio dà a noi, o quanto spazio dà al visivo, o quanto spazio dà a pensieri di questo tipo, no? Per cui le cose al limite sono sempre scisse, e quindi non c'è mai multidisciplinarità, e spesso quelli meno considerati siamo proprio un po' noi, no? Cioè mettono insieme sempre più persone,
però cioè, ognuno in camere separate, no? Spesso a noi non ci chiamano proprio, cioè, non facciamo proprio testo, no? Ed è questo che dice anche Giovanni, che denuncia il fatto che bisognerebbe smetterla. Alla fine di un suo intervento a Treviso, nell'ambito di un'assemblea AIAP, che è l'Associazione Italiana dei Grafici, lui ha invitato l'AIAP a sciogliersi, e in questo atteggiamento provocatorio ci sta tutto il suo pensiero, in pratica. Cioè, la grafica dovrebbe essere una roba praticata da tutti, e noi come grafici dovremmo pensare a forme per aiutare la diffusione della cultura, la diffusione della conoscenza, no? Poi in realtà, se provate a seguire le pagine Facebook, appena se pubblichi un marchietto, tutti i grafici stanno lì come le mosche a mettere i commenti al marchietto, no? Per cui sembra che la questione si appiattisca sempre su una questione di forma, no? E quindi è un delirio, fondamentalmente. C'è questa scuola straordinaria che ha cominciato questo processo che lui racconta, no? Con il vecchio direttore che ha costruito le basi per creare questa istruzione, diciamo, in cui c'è tutto, no? In cui tutto si deve un po' deve completare questa figura del grafico, che deve essere appunto uno che deve sapere le cose piuttosto che uno smanettone, no? E quindi da un po' di tempo stiamo assistendo a questo processo che va avanti ormai da 10 anni. Io ci sono andato proprio quando è cominciato, grazie a lui, grazie ad altri che mi hanno chiamato. E in realtà non dovevo rappresentare, perché c'ero andato io, che venivo da un paese qua vicino, perché in realtà si pensava a una scuola in cui doveva essere rappresentato la totalità del pensiero, no? Per cui si dovevano creare anche delle situazioni, tipo io stavo a controbilanciare i contenuti di un altro docente che era praticamente l'opposto del mio, no? E questo è stato molto bello. Quando poi bisognava cambiare direttore, e Luciano era uno dei candidati, l'unico, allora c'è stata una specie di scontro di scuole di pensiero, no? C'era chi aveva paura, tra questi i bidelli, dell'associazione matematica grafica, no? Perché l'altra scuola di pensiero era questa, una scuola di pensiero era questa un po' sua, e invece altri che dicevano no, che la grafica doveva essere tutto, no? Doveva continuare ad essere tutto, perché non si poteva, cioè, prendere delle strade così pericolose, no? Perché in realtà anche i bidelli percepivano questa cosa dell'associare la matematica al design, alla grafica, al progetto, una roba molto fredda, no? Rispetto magari a un aspetto un po' più poetico, più umanistico, no? La concezione un po' più così, no? Più divertente, no? Più che ci puoi giocare. E invece adesso sono tutti contenti, perché poi in realtà Luciano non sta facendo altro che proseguire il lavoro in modo più scientifico, più, come dire, più metodico, no? Del lavoro che aveva impostato Piraccini, che era il direttore che lo ha preceduto, per cui è sicuramente una delle più belle scuole d'Italia. Che posso dire più? Ha fatto tutto lui. È stato bello il suo intervento, perché ha mostrato il suo libro tutto scarabocchiato, no? Per cui, come a dire, dimostrava il suo fallimento, no? Lui fa questo libro, che è farsi un libro che appunto è diventato un oggetto di culto, tutti lo hanno, e tutti, cioè, il primo libro che comprano quando vogliono approcciarsi alla grafica, oppure ai caratteri, alla tipografia, era tutto sporco. E poi ha mostrato quello di Luciano, che invece era pulitissimo. Cioè, come a dimostrare anche la sua umiltà rispetto alle cose, a come sono andate avanti le cose, sono le cose che poi, per cui ha lavorato lui in realtà, no? È molto interessante.
altre cose, non lo so, che posso dire che è troppo bello, ma è molto difficile. Non ci sono altre domande, possiamo chiudere, così terminiamo in modo soddisfatto questa prima lezione. E io vorrei dire che dal mio punto di vista che oggi ho avuto la dimostrazione che la cultura è il vero software. E noi abbiamo sostenuto all'inizio, quando abbiamo creato questo laboratorio, di voler ragionare al di fuori del software, perché si fa sempre questa associazione tra il parametrico, il data driven design e alcuni programmi su cui smanettare, mentre gli smanettamenti più interessanti sono i ponti che si possono creare fra culture diverse. Per questo motivo io accolgo il suggerimento di Donato, nostro amico, di chiudere Giovanni Lussu sotto chiave un anno in questa struttura e sfruttarlo come sorgente mistica, uno Stargate verso mondi impossibili. Vabbè. Ok. Se volete, noi abbiamo nell'angolo attrezzato un piccolo angolo di rinfresco, un tarallucce e vino, e così anche un'occasione per conoscerci tra di noi. Ringrazio di nuovo Giovanni Lussu, è stato un piacere. Domani mattina, prossimo incontro alle 9, ci saranno Paolo D'Apelo e Sandra Lucente, vi aspettiamo.